Alessio Villarosa, già sottosegretario all'economia dei due governi Conte, oggi gruppo misto, ben ritrovato. Lei conosce bene la storia delle fuoriuscite, dell'espulsione del Movimento 5 Stelle, non fosse altro perché ne è stato un protagonista, e credo anche che lei non sia uno di quelli che si inginocchia al cospetto di Draghi per chiedergli di restare. Vai. Le chiedo, il Movimento 5 Stelle di Conte, che Di Maio adesso già dice è il partito di Conte, ai suoi occhi, in questo suo irrigidimento, nella radicalità, sta ritrovando l'afflato iniziale dei 5 Stelle, anche in ragione di un possibile ritorno di tanti figlioli prodighi che riscoprono i valori originali del movimento? Allora, a me fanno ridere due cose. La prima cosa che mi fa ridere è sentire da Di Maio parlare del partito di Conte. Prima era il partito di Di Maio, perché Di Maio aveva gli stessi identici poteri che ha oggi Conte. Decideva i ministri, cambiava i capigruppo, li faceva durare più del tempo dovuto. Quindi fa ridere che Di Maio si lamenti del fatto che sia diventato il partito di Conte, quando i 5 Stelle fino a poco tempo fa erano il partito di Di Maio. Mi fa anche ridere la difesa di Draghi a tutti i costi. Non è lungi da me difendere Conte, attenzione, ma chi si è dimesso? Conte, il Movimento 5 Stelle, si è dimesso Draghi. Cioè, il fatto di rischiare di andare nuovamente ad elezioni non è causa del Movimento 5 Stelle, ma causa di Draghi che si è dimesso. La maggioranza ce l'ha. Monti non aveva fatto la stessa discussione che sta facendo Draghi. Monti non aveva detto o mi appoggiano tutti o me ne vado, quando fu nel 2012 che ci fu il suo governo. Okay, tra l'altro il governo precedente, quello di Berlusconi, con uno spread alle stelle, con una situazione drammatica del paese, è stato fatto cadere. Quindi la terza cosa che mi fa ridere è quella di dire ogni volta ma è il momento di crisi, il momento della guerra, c'è la pandemia, un governo non può cadere. Un governo se lavora male e fa male ai cittadini e alle imprese, se ne deve andare a casa. Quindi okay. A me il fatto che Draghi oggi sia il benedetto, nonostante non abbia fatto nulla, nulla in questo periodo, e se c'è crisi aziendale, se ci sono le aziende edili in crisi, gli ingegneri in crisi, gli architetti in crisi, è colpa di Draghi e delle sue norme sul superbonus che hanno distrutto il superbonus. La verità è che quest'uomo ha paura di quello che si può vedere all'esterno, che può passare all'esterno, e quindi siccome aveva promesso che rimaneva in carica solo se c'era l'unità nazionale, tutti i partiti, oggi sta facendo questa scena, e scusatemi, ma io penso che anche Mattarella sappia benissimo che Draghi non ha nessuna intenzione di dimettersi, ha presentato quelle dimissioni perché lo ha promesso. Ricordiamoci che Draghi fu quello che chiamò De Benedetti per chiedergli di difenderlo sulla stampa quando riceveva gli attacchi da altri giornalisti. Quindi la verità non è che il Movimento 5 Stelle sta facendo cadere il governo, la verità è che Draghi sta rischiando di far cadere il suo governo. Allora, Davide Vecchi, vedevo un sorriso beffardo nella Allora, Villarosa, ha sentito, questi sono i problemi del paese, vedevo che lei annuiva, dopodiché certo. voi. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di non contribuire col proprio voto a un pacchetto d'aiuti, per quanto fallace, per quanto insufficiente, per l'inceneritore di Roma. Ha un imprenditore che sta a Vicenza, dice, ma che me frega mai dell'inceneritore di Roma se in pianura padana d'accordo. Ce n'è una ventina. È giusto, è giusto. Ma tra l'altro un governo tecnico fatto di tutti i partiti certe cose non le può decidere. Anche per questo bisogna andare ad elezione, avere un governo politico che abbia delle idee chiare, okay, che vada incontro alle reali necessità degli imprenditori. Poi quando li sentite ogni volta che io vengo in trasmissione e viene fuori un imprenditore, è sempre Villarosa in linea. Prego. Sì. Lo dico, è sempre in linea. Nel senso, non sono questi i problemi che gli interessano. Non gli interessa il governo che cade, non cade. Gli interessa avere dei provvedimenti che gli permettano di andare avanti, certo, di ridurre i costi che sono alle stelle. Mi toglie una curiosità. Non c'è più per questi imprenditori. Mi toglie una curiosità, Villarosa. Lei che è considerato uno dei luogotenenti in Italia di Battista, che in questo momento è in giro per il mondo a fare reportage. Se Conte decidesse con coraggio di strappare e tornare all'opposizione, ci potrebbe essere un riavvicinamento tra Conte, Di Battista e tanti fuoriusciti? No, non sono luogotenente di nessuno, non mi offendo se mi dite in questo modo. Ho un grande rispetto con Alessandro, abbiamo iniziato un tour anche per iniziare un'avventura, esatto, a inizio anno. Ma secondo me sì, secondo me se Draghi, se okay. Conte tornasse all'opposizione, comunque si staccasse da Draghi, okay, probabilmente Alessandro potrebbe essere interessato a entrare nel movimento.